Gianni Colacione per Liberi.tv, stiamo all'Arancera di San Sisto a Roma, oggi è 8 luglio, è in serata inoltrata e ci sta una festa, un evento organizzato da, patrocinato da Blinsei Project e siamo in compagnia della presidentessa Laura Raffaeli qui con noi che un pochino ci spiegherà cos'è questo evento e anche l'attività di Blinsei Project, così insomma l'abbiamo nell'archivio della nostra UTV. Sì. Allora, devo correggerti, l'evento organizzato da Fashion in Town a sostegno della Blinsei Project, che è la mia associazione, l'associazione che ho fondato dopo l'incidente che mi ha resa disabile sensoriale, cioè cieca del tutto e più della metà sorda. Ed è una serata organizzata proprio per sostenere i nostri progetti perché essendo una Ollus un po' diversa dalle altre, noi siamo due donne che lavoriamo nella Blinsei Project, siamo io e Mara Miccoli che segue tutto l'aspetto web e accessibilità nel web. La nostra è sicuramente una guerra più che una battaglia perché cerchiamo di far applicare la legge sull'accessibilità, cerchiamo di fare in modo che l'Italia sia adeguata come il resto dell'Europa alla Convenzione ONU per le persone con disabilità, cosa che ancora al momento non esiste in questa nazione. Ad esempio ultimamente abbiamo scritto una lettera al ministro Profumo riguardo il discorso dei libri di testo. I libri di testo della scuola dell'obbligo non sono accessibili e quindi abbiamo numerosi, tanti, troppi, perché anche uno sarebbe troppo in un paese democratico e soprattutto alla scuola dell'obbligo. Studenti senza libri di testo ogni anno, quest'anno ancora nel 2000, l'anno 2012-2013, io spero che mi diano retta, però ecco, questa è una serata a sostegno dei nostri progetti, uno di questi è proprio l'accessibilità, che sia nella cultura, che sia nello spettacolo, che sia nella scuola, parliamo della scuola dell'obbligo, Gianni, e ancora non ci sono i libri di testo, ancora chiedono consigli e consulenze ad associazioni che sono ricchissime, perché l'Unione Italiana Ciechi, che ha preso 3 milioni di euro un mese fa senza destinazione d'uso, nonostante sia commissariata, queste sono cose che vanno sapute, ma insomma si sanno, basta leggere i giornali, a me non danno un euro. Noi abbiamo avuto la fortuna di Blinsei di avere questa serata organizzata con Christel Carrisi, che è la figlia di Albano, ha disegnato delle magliette per la nostra associazione, c'è gente che insomma basta che tu le fai sapere le cose, la gente è sensibile e viene sensibilizzata, quindi non ci vuole questo gran lavoro. Soprattutto se io avessi avuto un atomo di questi 3 milioni di euro, pensa alle cose che avrei fatto. Se senza niente, autofinanziandomi in questa Ollus fondata dopo il mio incidente, abbiamo un curriculum abbastanza importante, sicuramente dal 2006 che è stata fondata a oggi, noi abbiamo un curriculum che fa invidia ad altre associazioni storiche che ricevono milioni di euro ogni anno. Ripeto, 3 milioni di euro un mese fa ad un'associazione che è l'Unione Italiana Ciechi, che è commissariata. Quindi anche con quale, io mi chiedo, con quale criterio? Io so, Gianni, che persona sei, quindi so anche che tipo di intervista mi stai facendo, è bene denunciarle alcune cose. Nel momento in cui si parla di macelleria sociale e di tagli, tagli tra l'altro su cose che potrebbero anche evitare di fare e farne su, ma questa è politica. Però è proprio la politica che poi decide a chi dare questi soldi. Allora tu come fai a dare 3 milioni di euro? Non sono 3.000 euro, non sono 300.000 euro, sono 3 milioni. 3 milioni di euro a una Ollus commissariata che ne ha già ricevuti altrettanti pochi mesi prima, un anno prima. Per fare cosa? Questo ancora nessuno l'ha capito. Allora, perché se poi io mi trovo qui ad avere tutte queste persone che, grazie a Dio, sono qui per sostenere i miei progetti, vuol dire che ancora questo bastone nessuno lo conosce. Cioè in Italia ancora non si conosce un bastone bianco, non si sa che questo bastone bianco ha le bande rosse perché io sono anche sorda. Non si conosce la legge sul cane guida.
quindi adesso questa sera abbiamo un DJ set al femminile con Cinzia Malvini, con altre, con Amalia Gray, cantante di jazz, con Crystal Carrisi che ho nominato prima. E, cioè, voglio dire, ci sono persone che poi alla fine basta che vengano a sapere qual è la dinamica, il problema, e non è che ci vuole tanto, capisci? Se si unissero le forze come stiamo facendo questa sera, forse nel 2012-2013 ci saranno meno studenti disabili della vista senza libri. Perché io è lì che voglio arrivare, vorrei arrivare ad avere la cultura come diritto per tutti, non deve essere un diritto per alcuni, non deve essere un favore che fai alla persona disabile. Non un privilegio. Ma non solo un privilegio, io sono, come ho detto prima in un'altra intervista, io sono contraria alla festa per il disabile, alla festa di beneficenza di un certo tipo, ad esempio tutte queste cene al buio che stanno facendo e vogliono far passare come cene sensibilizzanti, formative e informative, ma tu quando esci da lì hai mangiato, servito da una persona cieca, perché poi entriamo nel politicamente corretto, no? Io sono cieca, mi devono chiamare non vedente, una parola che fa anche male, perché io comunque a modo mio vedo ancora, non vedo niente naturalmente, però capisco, ad esempio capisco che tu non sei una persona magra, perché lo sento dallo spostamento d'aria, quindi ci sono tutta una serie di cose, ma qui in Italia non si sa niente, tutto questo è sconosciuto. E allora naturalmente i miei progetti quali sono? Sono quelli di riuscire, visto che purtroppo, dico, mi tocca dirlo purtroppo, sono italiana e sto in questa nazione, io non dico purtroppo ho perso la vista, io dico purtroppo ho perso la vista in Italia, che è ben diverso. Perché se l'avessi persa in un'altra nazione avrei avuto un sostegno psicologico agli inizi, essendo anche una mamma, perché mio figlio aveva 16 anni, io sono stata abbandonata, l'unica cosa che mi è stata segnata sono stati psicofarmaci, sedativi, perché dovevo stare calma. Quello che sta succedendo ora, che quest'anno hanno registrato un aumento del 4, di 5, non so, cioè, ma parliamone. Quindi allora, tu dici quali sono i tuoi progetti? I miei progetti sono innanzitutto abbattere dei muri che sono quelli che dividono determinate categorie, qui la dobbiamo smettere con le categorie. Allora, se io ho visto fino all'altro giorno e per un incidente di moto non vedo più, cosa è cambiato? Che non vedo più, ma perché devo evitare di fare vita sociale? Perché non posso più andare al cinema? Perché non posso più andare a teatro? Perché se fossi più giovane e mi metto nei panni di una mia coetanea che magari c'ha i figli a scuola, perché io ho 52 anni, e questa dice c'hai molta grinta, non è grinta, è l'età, la maternità, e quindi tante cose che mi fanno pensare che quello che io passo tutti i giorni quotidianamente non lo deve passare una ragazza, non lo deve passare un bambino, solo perché siamo ciechi, solo perché questa disabilità è proprietà di una casta, perché è una casta gestita da ciechi di guerra, perché c'è una differenza enorme tra il cieco civile come me e il cieco di guerra. Il cieco di guerra ha delle pensioni che turbano, se io ti dico le cifre, hanno una serie di agevolazioni che noi non abbiamo, capisci? Non pagano niente, quindi io devo pagare tutto. Perché? Perché sono più giovane? Perché sono rimasta cieca mentre lavoravo? Sai quanta gente rimane cieco perché magari casca da un motorino? Io sono cascata da una moto. Nel 2002 sono stata investita e sono caduta da una moto. Rimango cieca e secondo te io mi devo mettere in un gregge di persone che si devono far aiutare, assistere, accompagnare? Io voglio l'autonomia. Allora, non voglio il taxi gratuito, ad esempio, però Roma deve capire che ha abolito i buoni taxi, allora o li abolisci per tutti, oppure quelli che li prendevano fino a che non li hanno aboliti, li prendono ancora i taxi gratis. Facciamo un bonus, facci pagare in base al reddito. Questa è la mia proposta ed è quella che vorrei fare al Comune di Roma, ne approfitto per anticiparla con te e con voi.
Io vorrei proporre questo. Allora, non voglio le cose gratis perché sono disabile, non mi devi assistere, l'assistenzialismo ha rovinato questa nazione. Però mi fai pagare in base al reddito un tot all'anno e io posso chiamare il taxi quando mi pare, va bene? Ecco, allora, se io non ho reddito, non è giusto, magari Bocelli, che è miliardario, non lo paga, perché magari il tassinario gli chiede un autografo e gli fa pagare la corsa. Adesso ho detto una cosa così, sicuramente lo paga anche lui, però per farti capire. Sì, no Laura, capisco perfettamente, peraltro il governo si è scontrato con questa lobby dei taxi in un modo e ha fatto una retromarcia assolutamente che è inspiegabile per i comuni mortali, perché incredibilmente questi taxi hanno un potere come per le farmacie. Come l'ha fatta per tante altre cose, perché insomma comunque PDL e Lega mi pare che si sono riuniti per cosa? Quando dovevano tagliare la politica, ecco, quindi insomma io so che tu sei di un partito che è autofinanziato, ma perché agli altri farebbe male fare la stessa cosa? Ecco, quindi insomma perché andare a toccare, tagliare gli sprechi in una città come Roma, dove mia mamma è stata male, si è fatta 2 giorni e mezzo con una sospetta ischemia cerebrale su una sedia da dentista a Tor Vergata, al pronto soccorso, e ha visto morire una persona dopo l'altra. Quindi noi siamo di famiglia fibre forti, quindi lei ha resistito, però tu tagli ancora i posti letto su una sedia da dentista. Ecco, allora nel momento in cui poi magari abbiamo delle pensioni veramente allucinanti, non c'è equità, quello che questo governo doveva portare, io personalmente sono stata molto contenta quando se n'è andato Berlusconi, perché ho fatto molta resistenza, cioè sono stata una che ha fatto resistenza affinché se ne andasse Berlusconi. Quindi non lo nascondo questo, e ho gioito quando è arrivato una persona sobria. Noi usciamo da 20 anni di sciocchezze, di banalità, di cose effimere, tutto, era tutta una fiction. Quindi avere una persona che era così sobria, che chiedeva rigore, per me è stato importante. Oggi però mi rendo conto che come hai dato 3 milioni di euro a un'associazione che è commissariata, chissà di quante cose non ti accorgi, capisci? Quindi ci pensassero prima di tagliare altri posti letto negli ospedali, perché gli italiani tra l'altro stanno tutti male ormai, i disabili aumentano, quindi cominciamo a tagliare ad altre cose. Io non voglio fare un discorso politico, tu mi hai chiesto di parlare della mia associazione, questa è una serata che viene a sostegno mio e ringrazio anche chi mi ha dato l'opportunità. Per esempio nell'intervista precedente, mi pare sulla 7, abbiamo parlato di moda, ma la moda ad esempio che in Italia ancora è privilegio per pochi, eppure noi italiani siamo bravi con la moda, ma perché non allargare questa moda in tanti altri settori, in tante altre cose, e soprattutto perché non coinvolgere persone disabili? Persone disabili sono tante, soprattutto le donne. Di donne disabili non ne parla mai nessuno, già non si parla mai di donne in Italia, perché adesso, scusami, ma è una realtà. Quando si parla sempre di quella poveraccia che è stata ammazzata perché noi abbiamo gli uomini più gelosi del pianeta. Siamo a quasi 90 donne ammazzate per gelosia. Quindi tornando ai miei progetti, io sicuramente non voglio e non posso cambiare, cioè vorrei, ma non posso cambiare il mondo. Quello che però ho cominciato a fare è abbattere una serie di muri che sono soprattutto nella mente. Quindi la persona cieca non deve essere portata per forza sotto braccio, la persona cieca deve essere autonoma. Ti pago un tot l'anno in base al mio reddito, io mi posso prendere il taxi e ti vengo a trovare, Gianni, capisci? Da casa mia arrivo a casa tua. Perché se io vivo con 1000 euro di pensione, dici ammazza, ma tu c'hai 1000 euro di pensione a fine mese,
ma io ci devo pagare il cane guida, l'affitto, le bollette, ci devo pagare una persona che mi viene a pulire casa e che mi fa la spesa, perché proprio l'altro ieri, e sarà denunciato, un supermercato mi ha cacciata fuori. E io ero semplicemente entrata per dire: c'è qualcuno che mi può aiutare a fare la spesa? È accaduto questo dove? Diciamolo un po'. A Viale Marconi. A Viale Marconi. Ma per il cane? Dove abito? Per il cane. Poi ho detto: ma la portate a casa, a domicilio, perché poi io sono stanca pure. Io faccio l'unica campagna sul cane guida, una cosa che è assurda che venga fatta da un'associazione sola, ma questo mi fa piacere, perché poi alla fine ho visto che in rare occasioni, nonostante siano stati membri dell'Unione degli Italiani Ciechi, non certo dirigenti ad alti livelli, ma parliamo di persone che comunque gravitano nell'Unione Ciechi, che è comunque la più grande associazione storica per i ciechi, che ha fatto tante cose, tante battaglie belle, però poi si è fermata, questi sono fermi agli anni 60-70. Capisci? E qui siamo arrivati al 2012, e non si può continuare così, no? Questa è una cosa assurda. Quindi si ripropone anche in questo ambito un po' il classico corporativismo italiano, che è quello un pochino poi alla fine anche in queste organizzazioni, che si spartisce contributi, varie elargizioni governative o meno, parliamo finanziamenti. Milioni di euro parliamo. Poi considera che le nostre sono le disabilità sensoriali, sono le più gravi in assoluto. Quindi per noi ciechi e per noi sordi vengono stanziati più soldi che per altri. Capisci? A me non mi hanno mai dato neanche 1.000 euro. Adesso sto preparando un progetto che ho presentato e che sarà finanziato probabilmente da una fondazione privata, capisci? Perché tra l'altro poi l'accessibilità, scusa, l'accessibilità non ha questi costi che vogliono far credere, sai? Fare un sottotitolo a un'audiodescrizione non è costoso, è costoso di energie per capire che cos'è. Però Gianni, te lo dico molto sinceramente, anche se tu non hai capito bene come funziona come funziona un sottotitolo o un'audiodescrizione, alla fine se tu devi fare un film o uno spettacolo teatrale o un convegno o una conferenza anche, alla fine se tu non hai capito come funziona tecnicamente, ma cosa ti importa? Tu sai che però quel sottotitolo e quell'audiodescrizione permettono di rendere fruibile quella cosa a tutti indistintamente, va bene? Tornando alla Convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità, se io denunciassi tutti i cinema di Roma, tutti, parliamo solo di Roma in questo momento, no? Se denunciassi tutti i cinema, tutti i teatri, tutti gli spot pure, delle pubblicità, sai quanto costa uno spot pubblicitario? A chi lo fa? A chi lo produce? A chi lo gira? A chi lo inventa? Costa veramente delle cifre enormi. E tu devi sapere che quello spot deve arrivare a tutti. Giusto? Ma io lo dico pure per loro, no? Ma vendi pure di più, no? Giusto? Ma noi siamo tanti. No, poi peraltro per quanto riguarda quelli che sono gli impedimenti, o meglio le barriere architettoniche, che sono anche quelle ovviamente molto importanti, è veramente dal mio punto di vista, anche perché vivo questa cosa molto spesso, parlavi di cinema, di teatri, io nelle seggiolette, nelle poltroncine non c'entro, so anni che non vado al cinema, ma la cosa più triste è che io non pretendo che venga, che ne so, adeguato un edificio del 700 o dell'800, ma le costruzioni nuove sono fatte, sto parlando per esempio dell'auditorium, pensando a persone che hanno una certa... Poi si pensa che la disabilità sia soltanto, ecco, la passerella per la barriera architettonica abbattuta, sia la passerella per... La disabilità è lasciare uno spazio libero per chi sta in carrozzina, perché il disabile... Allora, intanto il disabile deve essere disabile a livello visivo. La ballerina che non ha le braccia, secondo loro è più disabile di me, invece è sbagliato. Perché poi quando si tratta di risarcire un incidente, quello che rimane senza braccia prende meno di me che ho perso la vista. Ci sarà un motivo, no? Ci sarà un motivo perché l'INPS paga di più noi, che è una persona che non cammina. O sbaglio? Addirittura paga più noi che una persona sorda. Perché pure quella è un'altra assurdità. Perché dicono, ma perché poi quello guida. Ho capito, quello guida ma non parla.
non parla, deve pagare un interprete se è un sordo segnante, se è un sordo oralista spesso uguale, perché comunque sia anche il sordo oralista non sempre viene compreso. Ora, le cose sono tante, possiamo parlare per ore, la serata mi chiama, però tornando ai progetti, ti dico, io ho un progetto e sputerò sangue per portarlo avanti questo progetto. Qui bisogna capire che bisogna smetterla con i pietismi, bisogna smetterla con l'assistenzialismo, ma soprattutto bisogna smetterla con l'ignoranza, perché in questa nazione siamo, mi ci metto pure io, perché tante cose neanche le so, ma io non le sapevo tante cose. E me ne faccio non una colpa, però dico, ma se io non avessi avuto un incidente, ma a me chi me l'avrebbe dette tutte le cose che io ho dovuto imparare sulla mia pelle da sola? E così ancora ieri o stamattina chi ha perso la vista come me dovrà imparare tutto da solo, perché in Italia non c'è sostegno, non c'è nessuno, c'è solo sedativi e psicofarmaci che io ho rifiutato, altrimenti non stare qua. La normalizzazione dei cervelli, questa è una vecchia storia. Sì, però insomma, voglio dire, poi quando entri in questa dimensione, capisci, con la gente che ti dice il cane non può entrare, il cane è un cane guida, c'è una legge, capisco che non tutti possono conoscerla, però se ti dico che c'è una legge, ti faccio vedere una locandina, sì, però qui non sono proprio ammessi, lì sei proprio, scusa, ma Roma diciamo sei proprio da coccio. Allora non vuoi capire, cioè non vuoi capire che c'è una legge, ma perché la legalità in Italia è così difficile da comprendere? Non parliamo per applicarla, ma da comprendere. Perché è così difficile capire che se una cosa è nella legge va fatto così, anche se a te non ti sta bene? Laura, ti lasciamo alla festa, l'unica cosa, cioè a questo evento, l'unica cosa che volevo che tu ci dicessi dove possiamo raggiungere, come sul web Blindside Project, qualche indirizzo utile appunto per potersi informare sul web delle tue iniziative. Allora, il sito è Blindside Project, è scritto Blind Sight, significa visione vista cieca, ed è tra l'altro il nome della mia cecità, perché è una cecità corticale. È www.blindside.eu, si pronuncia Blindside. Perfetto. E allora Laura, noi niente, ti facciamo gli auguri e ci facciamo tanti auguri per questa battaglia. Sì, andiamo sempre avanti le battaglie. Infatti, per cercare appunto di ridare, far conquistare la dignità a tutti quanti i cittadini, a prescindere dalle loro condizioni fisiche. E niente, ti lasciamo a questo evento e ti diamo appuntamento su liberi.tv. Spero che tu possa navigare il nostro sito con una certa facilità. Non so se ci sei già capitata, ci siamo stati in qualche modo attenti a questa cosa. Anche i complimenti, perché insomma anche questa è una cosa abbastanza rara, quella di, soprattutto tra i siti istituzionali che per legge sono obbligati a rendere accessibile il sito. Tu sai che era inaccessibile anche il censimento online. Sì. Ecco, quindi, ma non è solo quello, ci sono tutta la documentazione, tutti i contenuti, e qui abbiamo iniziato proprio adesso una battaglia, c'è stata un'interrogazione parlamentare con risposta scritta che è partita, adesso non mi ricordo come si chiama l'onorevole che l'ha presentata, probabilmente anche radicali a cui ho chiesto di appoggiare, sono molto interessati e lo faranno, perché qui bisogna capire se c'è una legge, perché almeno i siti istituzionali, che dovrebbero essere quelli che danno l'esempio, ecco, se non cominciano loro, quindi voi, anche se avete degli errori nel sito, comunque siete, non, per legge non sareste neanche obbligati, però grazie per aver pensato a rendere fruibile un sito a tutti quanti, indistintamente. Grazie ancora a Laura Raffaeli, liberi.tv.